Ciao a tutti, grazie che siete qua oggi. Ci tengo, grazie anche a Pietro che mi è al fianco in questo momento così importante. Parma Football School ha da pochi giorni compiuto 3 anni. Avevo promesso al club al mio arrivo che avrei aiutato Pietro a costruire un progetto importante per quello che riguardava la qualità dei nostri progetti sia su Parma che a livello nazionale che internazionale. Oggi ho piacere di dirvi che così piccolo questo bambino non solo cammina ma corre e corre forte. Oggi il progetto di Parma Football School mi piace definirlo un progetto importante, unico nel suo genere, ma soprattutto la parola che mi piace più usare è il termine integrato. Siamo riusciti a mettere insieme tante risorse, tante forze attraverso il nostro centro ricerche e formazione. E siamo riusciti ad integrare tutte le competenze necessarie per quello che può essere l'ottimale per costruire il miglior programma didattico. Oggi Parma Football School nella sua proposta è l'unico nel panorama calcistico giovanile nazionale non che ha un programma didattico definito, strutturato e assolutamente innovativo rispetto agli altri. Di innovativo cosa abbiamo? Abbiamo innanzitutto costruito un sistema di ricerche attraverso il nostro centro ricerche e formazione, che devo dire grazie ancora a Pietro perché posso vivere a contatto anche con le risorse della prima squadra e quindi ho grande energia e grande forza per poter costruire il progetto. Questo centro ricerche ci ha permesso di realizzare questo sistema che abbiamo chiamato PIFS, Parma Young Football System. Un sistema, come dicevo prima, integrato dove dall'aspetto tecnico, le conoscenze di preparazione atletica, psicologica, di comunicazione, di conoscenza anche di gestione e organizzazione di programmi di allenamento ci permette di essere assolutamente competenti, capaci e pronti in ogni singolo progetto che noi andiamo a realizzare. Volendo crescere non si può controllare bene tutto. Quindi ci vogliono delle regole e delle componenti che ci permettono di essere assolutamente allineati in tutte le parti del mondo. In anteprima vi faccio vedere quello che è il fiore all'occhiello del nostro progetto, che è il nostro Vademecum. Chiunque lavora con il Parma Football School in tutto il mondo deve conoscerlo. Non sono 2 pagine, come vedete, ed è solo la parte iniziale per poter iniziare a lavorare con noi. Non si può lavorare nel calcio con i figli degli altri e minorenni se non si hanno le conoscenze specifiche per poter lavorare in questo mondo. Io devo rendere conto all'amministratore, al presidente della qualità dei miei progetti e voglio che questi progetti siano rispettati nella qualità da chiunque lo pratica e da chiunque vuole insegnare calcio con qualità, perché poi alla fine è questo che facciamo. Vi leggo solo l'indice, il vademecum generale che parla della città e del club. Non puoi allenare nel Parma Football School in Messico anziché in Cina se non conosci la storia di questo club e i 100 anni che lo rappresentano. È un sistema organizzativo, quindi devo conoscere perfettamente come viene gestito in qualsiasi tipo di progetto. Parliamo molto di etica, i codici di condotta, la tutela dei giovani. Non si può più lavorare con i minorenni senza avere una conoscenza di questo, ma non basta, ci faremo dei corsi di formazione e pretendiamo la consapevolezza e la firma di chiunque lavora con noi in qualsiasi parte del mondo. Il benessere dei giovani è importante come la conoscenza degli impianti, quindi non si può lavorare in impianti obsoleti. Bisogna dare la tutela alle famiglie che questi ragazzi lavorano in situazioni, in contesti veramente, veramente sani. Quindi sicurezza e benessere del giovane sono tutti aspetti che vengono affrontati dettagliatamente e per ogni allenatore riportati con dei report a fine di ogni attività che viene svolta. Che sia una semplice ora di allenamento, che sia un camp di 3 settimane, che sia un'attività annuale come una scuola calcio. Poi il modello, come vi ho detto prima, è fondamentale e viene definito in tutti i suoi aspetti. Finito questo, che è la parte iniziale che viene data al responsabile, che deve essere divulgata ai propri ragazzi, viene poi anche spiegato nella parte più dettagliata che è specifica per il progetto che andiamo a fare. Quindi nessuno di noi, in qualsiasi parte del mondo, partendo dalla scuola calcio di San Pancrazio, può lavorare come si sveglia al mattino. Parma Football School e PIFS sono un modello e un sistema di gestione veramente unici nel loro genere.
Ma la chicca che oggi vi vogliamo raccontare è che grazie al centro ricerche abbiamo realizzato, è stata anche un'illuminazione fortuita che mi è capitata dalle mani, ci girava intorno, tutti vogliono allenare a giocare a calcio, tutti vogliono fare le scuole calcio, tutti vogliono fare programmi di giovani. Oggi il panorama sportivo italiano ci dice che questi ragazzi sono sempre sempre meno coordinati e sempre meno sportivi. Le scuole calcio sono diventate dei parcheggi. Purtroppo questo non va più bene, bisogna ridare qualità allo sport, bisogna ridare la possibilità alle scuole calcio di riappropriarsi dei valori dello sport. Per me sport vuol dire imparare a migliorarmi, per me lo sport vuol dire mettermi in competizione con il mio amico, non vuol dire lotta, vuol dire conoscenza delle mie competenze. E su questo abbiamo costruito un modello didattico che oltre a PIFS, che sono una novità assoluta, oltre a Vademecum, che vi ho appena raccontato, noi l'abbiamo chiamato questo modello didattico analitico evoluto. Se mi dai 30 secondi a parlare di calcio, l'analitico era il sistema che si faceva 20 anni fa, 30 anni fa, sulla forca, davanti al muro. Noi l'abbiamo solo trasferito e ricostruito all'interno di un modello didattico con tutte le componenti che lo rendono unico, che sono il divertimento, l'abilità motoria e soprattutto la capacità cognitiva di apprendimento. Questo è quello che riusciamo noi a trasferire in giro per il mondo in tutti i nostri progetti. Viene apprezzato in una maniera incredibile da tutti, in Italia tanto, anche e soprattutto all'estero, questo ci rende veramente vincenti. Quindi oggi, dopo solo 3 anni, possiamo dire che è proprio un bel progetto, siamo veramente potenti, abbiamo tanta energia e possiamo dire con franchezza che siamo un po' avanti, non voglio dire troppo, però c'è tanta roba e gli altri sono un pochino indietro. Noi non vendiamo un marchio, vendiamo tanta qualità e questo è quello che avevo promesso al mio presidente e all'amministratore. E per dimostrarlo vi faccio solo, poi ho finito e racconto solo dei progetti, vi faccio vedere come succede questo. Facciamo un esempio, anzi vi do una chicca di ieri. Ieri a Miami il nostro coach ha vinto il prestigiosissimo torneo a Disney e quindi siamo la squadra più forte della Florida Under 10, abbiamo vinto a Naples e siamo la squadra più forte della Florida Under 12. Giocano solo con le maglie crociate e si chiamano Parma Football School. Quindi siamo orgogliosi anche di questo. Volevo solo farvi vedere cosa succede. Io sono un papà, sono un allenatore, sono in qualsiasi parte del mondo, la cosa che pretendo è che mio figlio migliori. Come facciamo a far migliorare un ragazzo? Dobbiamo metterlo alla prova, dobbiamo fargli dimostrare la sua abilità, ma soprattutto dobbiamo metterlo in paragone con chi è più bravo di lui. Oggi con un semplice iPhone, un iPad, noi riprendiamo un bimbo, gli riproietto il suo modo di corsa o di calciare, il bimbo riceve il feedback corretto solo dal video che ha, non ha bisogno di un allenatore che lo corregge. Mi ricordo quando parlavo con te di Juventus che mi dicevi: Marco, non dimenticarti mai di mettere un maestro in campo, colui che insegna e dimostra. Oltre a questo dobbiamo mettere anche al video al bambino di apprendere attraverso quelle che sono le risorse tecnologiche che il mondo di oggi ci offre. Quindi noi, i nostri coach gireranno sempre con una telecamera e avranno la possibilità di facciamo questo può succedere in qualsiasi parte del mondo con un semplice iPhone, cellulare, piccola telecamera da 90 euro, 50 euro. Sono 15 metri, questo è senza palla, poi li vedremo col pallone. Bastano tre birilli messi alle distanze opportune che noi abbiamo richiesto e qui nel protocollo sono state indicate. Scusate, ho risposto questo. Noi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che valutare quel giovane durante la sua corsa. Qui c'è una prestazione di un atleta evoluto, quindi il tempo è perfetto, ma noi abbiamo tante informazioni, ma queste sono banali perché si vede qualcosa di solo motorio. Qui possiamo andare nel calcio, se riconoscete l'abbigliamento dell'anno scorso capite anche chi è questo giocatore. Sembra una cosa facile, però io vi faccio vedere un video di un bimbo fatto allo stesso modo che calcia, vedrete che dall'articolazione della caviglia, l'inclinazione del busto e l'appoggio del piede è completamente diverso. Con questo
video, Pietro, noi sostituiamo i maestri, non li possiamo avere in tutte le parti del campo, ma attraverso un video, attraverso la disponibilità che mi hai dato per l'utilizzo della squadra, noi possiamo creare, e ne abbiamo più di 200, video realizzati sui nostri giocatori. Posso vedere un altro, no scusa, questo l'ho fatto già vedere, questo è molto, già ci dà una spiegazione sulla sensibilità del pallone dei giovani. Qui ci sono tre giri, quanto ci impiega? Adesso per farmi la spiegazione mi alzo anche in piedi. Lui per fare tre giri ci impiega 8 secondi, tocca quella palla col destro e sinistro un tot numero di volte che è riportato lì a fianco. Se chiediamo la prestazione a un bambino, la prima volta me la fa, la seconda volta gli chiedo: puoi fare il tuo tempo migliore? Io ho attivato in un bimbo la voglia di migliorarsi, ho attivato a un bambino la voglia di trovare la soluzione migliore e praticamente ho perfezionato la sua abilità tecnica e motoria, dove lui da solo ha trovato la soluzione, quindi ho reso un gesto tecnico efficace per quello che è il risultato. Alla fine, su tutti gli aspetti tecnici, sensibilità, conduzione, passaggio, tiro, cross, stop, tutto quello che volete, scusate se dimentico qualcosa, con questo modello analitico evoluto noi possiamo essere in grado, in un'evoluzione didattica dai 5 ai 12 anni, di consegnare nei giovanissimi ogni giocatore al massimo delle potenzialità che mamma e papà gli hanno dato. Io non posso inventare giocatori, posso permettere agli allenatori di non sbagliare nella loro attività. L'ultima è una chicca, vi possiamo far vedere la potenza e l'abilità di un giocatore. Su questo ci si può parlare anni. Ha tirato al massimo della velocità in tiro incrociato. Gli è stato chiesto di tirare al massimo della velocità dopo aver superato il birillo bianco. Il birillo bianco è il classico difensore, il paletta di turno che trovano qualsiasi bimbo nella partita. Se si vede un bimbo tirare, addirittura molti escono dallo schermo prima di tirare. Quindi l'analitico evoluto non vuole far altro che anticipare mentalmente quello che è il gesto più efficace nel gioco del calcio. Con questo andiamo in giro per il mondo, raccontiamo, riprendiamo, mandiamo, per la tecnologia ci aiuta, a Parma, dove abbiamo il nostro staff che elabora i dati, li rimandiamo a tutti i bambini con l'elaborazione, con gli angoli, con i tempi, con i tocchi, in base a quella che abbiamo deciso che in quel progetto è la soluzione didattica da offrire. Questo è Parma Football School, dopo solo 3 anni, penso che ci siamo posizionati bene. E oggi vado veloce, Pietro, prego, prego. Se poi c'è bisogno di approfondimenti faremo una seduta calcistica, di questi argomenti posso parlare ore e ore e ore. Vi voglio però anche dire dei numeri di Parma Football School solo dopo 3 anni. La scuola calcio di Parma oggi ha 170 iscritti, ha iscritto 11 squadre di campionato. Le affiliazioni, siamo in Italia, abbiamo 26 società affiliate, abbiamo oltre 2300 ragazzi che giocano con i nostri colori e lavoriamo con più di 137 allenatori. Come vi ho detto prima, ci sono delle attività estive che sono gestite da noi direttamente in City Camp di Collecchio e Courmayeur. Poi faremo dei camp, dei tour definiti così, a Pecetto, che è in provincia di Torino, e nell'area romagnola come l'anno scorso. Sono di nuovo 180 bambini, due previsioni, 240 per il summer camp e 220 che giocheranno nei tour. International è un capolavoro. Oggi abbiamo aperto a Miami, quest'estate apriamo a Washington. A settembre aprirà il liceo sportivo in Cina da noi diretto per la parte sportiva, stiamo per aprire nelle Filippine, abbiamo chiuso un accordo con una società di Dublino, non mi ricordo il nome, è una società importante con un impianto sportivo importante, e apriamo una scuola calcio a Valencia. Stiamo trattando in Messico, in Marocco e in India. I numeri sono impressionanti delle persone che andremo a contatto e a cui metteremo la maglia del Parma. Poi il progetto più bello, quello in assoluto che quest'anno ci ha dato più soddisfazioni, noi l'abbiamo chiamato semplicemente Allenati con noi. Diamo la possibilità a chiunque in Italia di venire a Parma, di allenarsi con i nostri metodi, con i nostri allenatori, che ringrazio, ce ne sono una parte qui perché mi hanno aiutato molto in questo lavoro, in questo raggiungimento di alto livello. Sono passate solo 36 società, sono passati 850 bimbi e hanno portato 630 adulti a Parma. Sono stati solitamente a dormire anche qui, si sono allenati con noi il sabato e la domenica mattina e grazie alla società hanno assistito anche al match di campionato. L'obiettivo dell'anno prossimo è di tutte le partite portare della gente
e farlo anche nelle quando non giochiamo in casa e dove c'è la possibilità di farlo dove la squadra va a giocare fuori casa. L'altro progetto che abbiamo inaugurato quest'anno e che ci ha dato dei risultati importantissimi sono le cappe, ne abbiamo fatte tre. Come ho scritto qui, vogliamo diventare leader. Non esiste nel mondo dello sport giovanile che chi organizza i tornei giovanili siano dei tour operator. Il torneo di calcio è la massima esponenza dell'espressione di un giovane che gioca, quindi deve essere messo in mano a professionisti, dove fair play, qualità della vittoria, organizzazione devono essere fatte ad alto livello, ed è per questo che vogliamo posizionarci come leader nel mondo, nel panorama italiano. Sono passate 95 società, 1.080 bimbi e 835 adulti. In tre anni sono dei numeri potenti e penso che con una struttura come ci è stata data dalla società la possibilità di utilizzare, questi numeri vengono solo amplificati e sono fiero di creare una colonia di bimbi crociati in giro per l'Italia e per il mondo di altissima qualità, dove vedrà nella città e nel club un punto di riferimento costante. Oggi possiamo regalare questo ai nostri bimbi attraverso il City Camp nel centro direzionale e spero che le famiglie capiscano che si ha l'opportunità di fare qualcosa di importante per i propri figli. E questo era quello che vi volevo dire, ve l'ho detto come mia abitudine alla velocità della luce, però dietro c'è un grande lavoro, figlio di tante persone che ci lavorano a testa bassa, con umiltà, perché l'ambizione di tutti noi è quella di garantire all'amministratore prima e al presidente poi che questo è uno dei progetti più belli al mondo. Grazie Piero. Grazie a voi. Penso si possa riaccendere un'altra. Allora, niente, io non è che devo aggiungere qualcosa se non per far capire lo spirito che ci ha portato ad iniziare questo tipo di percorso che già ha raggiunto degli obiettivi così, così importanti, ma che chiaramente non ci accontenta, perché siamo convinti di essere unici in questo settore. Questo è molto importante perché con la collaborazione di Marchi, che già aveva avuto delle esperienze con me e Juventus, abbiamo fatto una scelta ben precisa su Parma, che era quella chiaramente di differenziarsi da quello del discorso anche di Juventus, perciò migliorare in quello che poteva essere un qualche cosa di più produttivo per la nostra società. Chiaramente sono due generi, due situazioni totalmente diverse. Quando io parlo che una società di calcio deve essere virtuosa, quando io parlo che una società di calcio deve stupire, non è riferita soltanto alla prestazione della domenica del campo. Anche quello chiaramente aiuta, però il Parma ha visto le differenze che ci sono proprio culturali ed economiche all'interno del sistema calcio italiano, deve essere virtuosa, deve essere creativa e deve andare a trovare le risorse sia tecniche che di tifoseria che nonché economiche. E questo è un punto importante, cioè la realizzazione di Parma Football Scoop e quello che è la prospettiva è un qualche cosa che ci migliora per la conoscenza della nostra realtà a livello internazionale, ci migliora oltre che per conoscenza perché ci può dare la produttività di avere più tifosi, non ultimo anche ieri, nell'altro ieri mi sembra arrivato la grande soddisfazione del premio, diciamo così, dei tifosi, il fair play, e dall'altro lato la conferma che siamo appena sopra al Pescara e al Siena, questo significa che siamo dietro al Chievo e dietro a tante altre società, e questo è qualcosa che chiaramente mi dà dispiacere. Questo significa, come dicevo in altre circostanze, che forse non c'è tanta voglia di rappresentare o di dire che si è tifosi del Parma, o non lo so, non ho idea, perché non posso immaginare che in questo momento noi possiamo essere nella logica dell'indagine addirittura terz'ultimi. Perciò proprio per questi motivi qui e queste grandi differenze noi dobbiamo, scusate il giro di parola, differenziarci e creare delle situazioni diverse, perché sennò resistere è dura.
La Parma Football School è iniziata come è iniziata, con tanta diffidenza, con tante difficoltà anche a livello territoriale, ma noi abbiamo iniziato subito con dei risultati. Noi a Miami, come vedevo io il risultato, non è un risultato come fanno tutti, lui si è tenuto a dire marchio, a me non interessa niente, io vado nello specifico e dico gli altri si vendono, ma poi non sanno nemmeno quello che fanno, perché vendono realmente il marchio, non sanno. Noi andiamo in prima persona a gestire, perché oltre ad essere una produttività è anche una grande responsabilità, e questo è quello che io gli ho detto sempre a Marchi: noi non dimentichiamo che rappresentiamo un marchio importante che ha la sua storia di dignità e di grande serietà, soprattutto nell'immagine. E noi siamo andati dentro al problema, perciò non abbiamo dato il marchio. Non è un caso che i nostri ragazzi a Miami vincono i tornei, ma non è che li vincono, io ho visto dei risultati 10-0, 8-0, cioè significa che vincono nella stessa fascia d'età, significa che l'istruzione, che la metodologia, non è che siamo andati lì a scegliere, o c'è Leonardi, come viene detto qui, sceglie il giusto o lo sbagliato di giocatore. Noi abbiamo preso quelli che si sono iscritti e abbiamo soltanto fatto un lavoro, abbiamo fatto un bel lavoro di sviluppo dell'aspetto di metodologia. E questo noi vogliamo dare controtendenza. Siamo in un momento che va migliorato il calcio, non va migliorato il resto, e noi facciamo calcio, lo facciamo però rapportato al 2013, perciò questi sistemi qui, che sono i sistemi che io ho sempre condiviso con Marchi, perché ho sempre detto, è vero, il maestro in campo, ma è molto importante che il bambino guardi, osservi la gestualità, perché abbiamo l'opportunità con l'aspetto visivo di farglielo vedere. Voi vedete che io non è che sono tanto contento, basta vedere i bambini che giocano e fanno addirittura delle pubblicità, l'ho detto anche questa, ho visto delle pubblicità dove i bambini si mettono il pallone sotto la maglia per imitare quello che dice che la moglie è incinta, si mettono il dito in bocca, fanno il resto, significa che emulano, perciò per emulare devi osservare, hanno una capacità di osservare incredibile, molto di più di me o di noi, e perciò vedere calciare il primo che l'uno ha nominato, che era Giovinco, poi Valdés, poi fare l'esercizio di Galloppa, con tutto il rispetto di tutti gli istruttori che possiamo mettergli a disposizione, è diverso ed è nettamente migliore. E questo significa che spiegare un allenamento, spiegare una metodologia prima di andare a rapportarsi in campo e farlo vedere è molto più produttivo, nonché anche misurare e migliorarli dandogli una competitività in quello che è l'esercitazione. Perciò quando uno si mette davanti ad un obiettivo da raggiungere con il tipo di esercitazione, è chiaro che si sforza di più che non quello che è in campo, che non sa se ha raggiunto l'obiettivo, non l'ha raggiunto e tutto il resto. E questo secondo me è molto molto importante, è un sistema nuovo, e su questo, per questo ci riteniamo unici, in quanto secondo me lo facciamo solo noi. Siamo veramente, come so dirsi, sul pezzo. Io devo fare i complimenti alla Parma Football School, abbiamo iniziato il processo all'interno della nostra logica infrastrutturale e andremo ancora di più a migliorare questo, perché la mia idea è quella proprio di trasferirci totalmente qui, perciò il centro sportivo non è che è finito con questo tipo di criterio. L'idea mia, non so in quanto tempo, penso in tempi brevi, siamo abituati a tempi brevi, sarà migliorato anche per dare loro delle risorse ulteriori a quello che sono le loro reali esigenze, perciò qualche altro campo e qualche altra logica strutturale. Io non posso far altro che dire, invitare tutte le persone che sono magari curiose in riferimento a quello che può essere l'organizzazione, per esempio più territoriale, per quello che è il City Camp, che qui sarà tutto quanto bello finito, con tutta la struttura super efficiente, con una logica che non è soltanto calcistica, perché dentro, oltre ad avere la tranquillità e la sicurezza, che di questi tempi non è di poco conto lasciare un bambino, ma averlo all'interno di una struttura come la nostra, super efficiente, con un'alimentazione di questo tipo, con i campi perfetti che ci salirà la squadra di Serie A, con la piscina, con tutti degli spazi attinenti, io penso che potremmo essere al top. Perciò ci auguriamo di una risposta importante, perché a volte non è che è molto 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 siamo dipendenti da un singolo sponsor. A volte una comunità può dimostrare l'affetto anche facendo adesione a questo tipo di iniziative. Per me Parma Football School, oltre a produrre
tifosi, oltre a produrre un'immagine bella, una metodologia, deve produrre anche, non lo nascondo, un concetto proprio di altri ricavi all'interno della nostra società. E siccome si parla di numeri di massa, non è del singolo, perciò non è che se dipende da uno sponsor o no, dipende da come noi lavoriamo, perché io sono convinto che andiamo sempre a crescere. Non sono un grande matematico, però a conti fatti mi sembra di aver toccato, se non ci siamo arrivati, poco ci manca, tra allenatori, bambini e quello e quell'altro, circa 10.000 presenze. 10.000 presenze dopo 3 anni è qualche cosa che comincia a avere la sua importanza. 10.000 presenze sono 10.000 famiglie in tutto il mondo. Noi contiamo di migliorare molto anche questo tipo di numeri, perché poi diventa un qualcosa di patrimonio all'interno della nostra stessa società, che non è solo perciò il discorso della nostra prima squadra, ma un patrimonio importante da poter proporre anche nell'ambito commerciale. Questo è il discorso. Io mi auguro che questa cosa sia recepita, ma soprattutto per la grandissima qualità, per come si fa, con che qualità si fa. Non è la solita scuola calcio o vendersi quel marchio che poi non si sa chi è che insegna, non si sa che tipo di educazione c'è all'interno, l'etica. Sappiamo tutti i rischi che ci sono di questi momenti, conosciamo perfettamente tutto, e noi proprio per questo motivo qui noi siamo molto attenti a queste cose e penso che avremo dei grandissimi risultati. Gli altri ci pensano poco, poi quando arriveranno a pensarci, per raggiungerci dovranno passare molti anni. Questo è quello che penso, perciò complimenti a loro e mi auguro di una risposta da parte di tutta la comunità.